Pace del Signore a tutti voi. Vogliamo alzarci in piedi, vi do il benvenuto a questa riunione di comunione spirituale detta Pastori Uniti d'Italia. Qualcuno mi ha detto: ma è una cosa grande questa. Tutti quelli che amano l'unità si spostano pure dall'altra parte del mondo. Ci sono alcuni che sono dei tifosi e fanno migliaia di chilometri per andare a vedere la loro partita del cuore, e poi perde e vengono tristi e sconfitti. Invece noi apparteniamo a una squadra che non perde mai una battaglia, anzi li ha vinte tutte, e noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. E abbiamo saltato un mese per via di una missione che abbiamo svolto in Perù, ma siamo felici che dopo due mesi ci ritroviamo qui. Io sono sicuro che lo spirito, la voglia è quello che di vedere il popolo di Dio unito, perché è questo il desiderio di Dio. Gesù, prima che andava il Padre, ha fatto questa preghiera nel capitolo 17 di Giovanni: Padre, fa sì che come io e te siamo uno, che siano uno come io e te siamo uno, preservali. E se Gesù ha ritenuto questo importante, pregare il Padre di conservarci unite nel suo amore, noi dobbiamo dare importanza a questo fatto. Io penso che stare assieme, esprimendo quello che Dio ha messo nel nostro cuore, i talenti, noi ci edifichiamo, ci fortifichiamo a vicenda. Questo è lo scopo. Qui non è un teatro dove ci mettiamo in mostra. Qui innalziamo Cristo Gesù, il Re dei Re. Tutto ciò che facciamo mira a questo, non a quello di io so fare, perché se abbiamo una qualità e un talento lo dobbiamo a Dio e non dobbiamo inorgoglirci, perché il Signore ci dà ma ci toglie pure se noi usiamo male. Vogliamo chiedere al Signore la sua guida. Signor Gesù, grazie, per noi è un'emozione, una gioia poter passare questo tempo qui assieme, Signore, con i tuoi servi, con i tuoi figli che questo giorno hanno amato questo momento di stare assieme, perché la tua parola dice quanto è bello, quanto è piacevole che i tuoi figli stanno, dimorano assieme, Padre. E vogliamo come quell'olio sparso sul capo di Aronne sia sparso sulla nostra vita, l'olio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che ci guida in ogni verità, che illumina e guarisce le ferite del cuore. Ti prego, Gesù, che questa riunione possa essere di beneficio a ciascuno di noi e guarire quei cuori feriti, perché la tua parola è medicina, la tua parola è potenza di Dio ad ognuno che crede. E siamo qui davanti a te, tu che sei il dottore dei dottori, lo specialista che sai dove mettere le tue mani e portare consolazione, liberazione. Benedici ognuno che si è recato in questo luogo, in questo giorno, per adorare il tuo nome. Spirito Santo, prendi il controllo e a te rendiamo lode e gloria, e siamo sicuri che tu ministrerai a ciascuno di noi la tua parola piena di potere, la tua parola piena di forza. Ti benediciamo per il nome di Gesù, e il popolo di Dio dice amen. Facciamo sentire la nostra voce con più forza. Il popolo di Dio dice amen. Che vuol dire? Siamo d'accordo, pastore. Adesso, come sempre, questa riunione non perché vogliamo giocare a casa, ma il nostro cuore inizia con un gruppo di inni, sia di adorazione che di lode, e dopo daremo spazio a quelli che sono qui, a quelli che verranno qui. Questa riunione serve per dare voce a chi a volte non gli viene data, e noi riteniamo che questo fa bene, cioè incoraggiare ogni talento e ogni ministero. Adesso sentiamo il coro. Allora, pace del Signore, cari fratelli, benvenuti alla casa del Signore. Alleluia, siamo lieti di averli qui insieme a noi a compartire una sera
insieme a Gesù Cristo. Amen. Ci alziamo in piedi e iniziamo ad adorare il nostro Signore Gesù con questo inno che dice: in ogni tempo, fratello, il Signore è con noi. Amen. Mattina, sera, pomeriggio, pranzo, cena, in ogni tempo, lavoro, siamo per strada, il Signore è con noi, perché la sua parola dice che in ogni tempo dobbiamo pregare. Amen. Alleluia. Iniziamo la nostra Signore Gesù Cristo. Cura di te, e prenderà cura
641. O Dio, crea in me. Il numero 641, alleluia. Diciamo al Signore, come l'ha detto Davide una volta, crea dentro di noi un cuore puro. Puro e sincero. Il numero 554.